Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Di Novio, qui a giocare con Alessio. Come vedete la nostra fabbrica ormai è praticamente automatizzata, abbiamo un bel po' di robetta, abbiamo i generatori, come vedete abbiamo la biomassa che viene fatta da vari componenti, la biomassa poi diventa biomassa solida, ogni tanto la spostiamo da questo scatolone, prendi tutto, andiamo da qua, track, e questo qua scarica e con i generatori della nuova patch. Attenzione, abbiamo un'entrata, così l'energia della parte iniziale del gioco, come vedete, la possiamo gestire un po' più facilmente, ok? Qui abbiamo 4 al minuto come consumo, ogni tanto passiamo, scarichiamo 200, insomma abbiamo tutti i minuti che ci pare a noi del servizio. Qui come vedete stiamo facendo il calcestruzzo in automatico direttamente con la miniera. Qui abbiamo ferro, due tipi diversi in realtà, c'ho pure una fabbrica dei lingotti, qui posso semplicemente, quando mi serve, buttarci tipo qualcosa, se c'ho qualche minerale in più. Lì c'ho pure la fabbrica del rame, ragazzi, quindi abbiamo tutto, andiamo a vedere cosa si può fare in questo episodio. Noi abbiamo corso praticamente per arrivare all'energia fatta in questo modo, i scaricatori, le belt, i separatori e gli unificatori, ok? Vediamo cosa c'è sta dopo. Allora, costruzione di base ci dà i pavimenti, ok? Qui abbiamo tutto. Abbiamo sia le piastre che le barre che il cemento, ok? Quindi questo qua lo facciamo a bomba. Sono andato a raccogliere dalle nostre fabbriche, track, eccolo qui. Già fatto. Milestone reached. Found it in the... Allora ragazzi, abbiamo sbloccato una delle cose più importanti del gioco. Ricordiamoci come si fa. Alt, rotella in avanti. Come vedete posso cambiare la barra di controllo. Sulla 2 io di solito ci metto il pavimento, ok? Quindi andiamo su Q, mettiamo il pavimento. Ci mettiamo un pavimento a caso e una rampa a caso, ok? Quando tu guardi un pavimento con E puoi cambiare il tipo di pavimento tra tutti i pavimenti che c'hai. Quando fai una rampa la stessa cosa, quindi basta che metti un pavimento a caso sulla barra e una rampa a caso sulla barra e ce l'hai tutte. Allora, il pavimento in realtà, come vedete, costa cemento e ferro, però è importante. Allora, prima di tutto perché Satisfactory non è semplicemente sparare fabbriche per terra brutte, ma è anche un po' di estetica, ok? Cioè, in realtà, diciamo, vorremmo costruire delle fabbriche belline. Il nostro scopo è fare qualcosa di presentabile, ok? Però in realtà il pavimento non solo ti permette di fare cose presentabili, ti permette soprattutto di farle precise, ok? Tipo, io mi metto 4 pavimenti per terra. Oh, mi manca cosa. E con la magia del video editing già c'ho i componenti. Come vedete, al contrario di quando lo piazzi per terra che scorre, diciamo, bello liscio, come vedete, quindi potenzialmente permettendo di mettere quasi ovunque la tua fabbrica, sui pavimenti scatta, ok? Scatta perché? Perché in realtà il pavimento è come una matrice, cioè dei punti in cui la costruzione si blocca, ok? Fammi riprendere il costruttore. Come vedete ci stanno solo determinate posizioni in cui io potrò costruire una struttura, ok? Praticamente ci stanno, se non sbaglio, 6, 9 blocchi, insomma, 9 punti in cui posso costruire. Di solito le strutture iniziali occupano lo spazio di una, due fondazioni. Se le vuoi mettere centrate le puoi mettere anche, come vedete, su 4 fondazioni. Allora, ricordiamoci che qui abbiamo alcuni pulsanti importanti. H ti permette di bloccare il fantasma, questo già ve l'ho detto, quindi con questa cosa che posso poi guardare da altre parti e il fantasma rimane bloccato qui. Ancora non ho costruito l'edificio. Premendo le freccette sulla tastiera posso spostare il fantasma come mi pare a me, ok? Fino a un certo limite, guarda, eh. Ecco, vedi, dopo un po' che ti sposti dal punto dove hai piazzato il primo fantasma ti dice che è troppo a strada. Come vedete il costruttore occupa una fondazione di larghezza e un po' di più di una di lunghezza, ok? In realtà se vai a vedere, diciamo, un secondo costruttore può essere costruito lo stesso qui e ti ritrovi con tutta la roba appiccicata, ok? Quindi diciamo,
per non fare le cose appiccicate sulle entrate del costruttore, cioè le zone dove stanno queste frecce, io vi direi che il costruttore, per come vedo io, occupa 1x2, ok? Diciamo che i progetti dei Satisfactory vengono considerati in fondazioni che sono 4 metri, ok? Ci servirà sapere che sono 4 metri per molte cose. Allora, se mettiamo caso io piazzo così, posso pure farvi vedere un'altra cosa importante che ci servirà per il futuro. Se prendo un nastro trasportatore, magari posso pure tornare alla prima barra di controllo. Se prendo un nastro trasportatore, già sappiamo che si attacca, no? Anche il nastro trasportatore si attacca ai punti di costruzione del pavimento. Un altro trick che vi posso far vedere è questo. Una volta che tu piazzi un nastro trasportatore, mettiamo caso tu devi girare a destra o a sinistra, per terra lo puoi fare come ti pare e viene brutto, viene in diagonale. Poi usa la rotella del mouse per girare un pochetto la belt, ma guardate che brutto, guardate quanto è storto, è praticamente impossibile farlo preciso. Se vuoi farlo preciso sulla cosa di costruzione invece lo puoi fare. Allora tu fai dove pare vuoi arrivare, no? La curva vuoi che sia qui, torni 2 indietro e ti fermi lì a costruire, ma in questo caso è troppo corta. Altrimenti, se vuoi fare la curva, ti sposti dove vuoi far finire la curva e con la rotella la fai tornare così. Guardate qua, adesso qui noi abbiamo un angolo retto preciso. Fammi salire sulla scala, se non voi riesco a far vedere. Guardate qui, ho fatto un angolo retto preciso. Se io qui continuo, ho fatto proprio una costruzione precisa. Se non ci fosse stata la fondazione, sta roba sarebbe stata impossibile. Quello che vi dicevo, ma c'eravamo il costruttore di mezzo, è questo. Mettiamo caso, voglio fare una curva, piazzo il nastro di trasporto. Se la curva deve apparire in questo punto dove sto mirando, torno 2 indietro, cioè 2 scatti indietro, ok? E adesso posso curvare, ovviamente utilizzando sempre la rotella del mouse. Quindi nella zona dove ho mirato qui, adesso ho sostituito il paletto che sarebbe comparso sotto. A proposito, quando tu costruisci un nastro trasportatore puntando per terra in un posto senza costruzioni, ti metti in automatico un palo nastro trasportatore che nessuno ti obbliga a tenere, lo può pure cancellare, ok? Però dopo magari ottieni questo effetto brutto del nastro trasportatore volante, che insomma magari non ti piace, ok? Però se te ne frega un cazzo, tu puoi pure costruire e cancellare tutti i pali. Allora, puoi fare così. Adesso sta a girare e poi continua, ok? Adesso abbiamo un angolo retto. Come avrete notato, i pavimenti adesso, diciamo, li abbiamo già sbloccati da un po', però una produzione costante di roba, insomma, ce l'avevamo da poco, ok? Da quando abbiamo automatizzato il cemento. Tutte le belte che abbiamo messo fanno cagare, vedi, non so pari né di altezza né destra-sinistra. Questa, se probabilmente va a vedere, pari dritta, ma probabilmente un pochetto gira, ok? E diciamo che cose così non mi piacciono, ok? Le cose devono essere fatte precise. Vediamo che altro si può sbloccare. Assemblaggio dei componenti ci dà l'assemblatore. Piattaforma di lancio, questo ti dà un coso che ti fa rimbalzare o partire, insomma, molto lontano. Questo è veramente inutile all'inizio, ragazzi, non fatelo. Il trasmutatore Awesome è un'altra cosa importante, ti permetterà di sbloccare un commercio di ticket, ok? Mo lo prendiamo al volo. Ci sblocca anche il personalizzatore, che prende il potenziamento della pistola per cambiare colore e grafica agli oggetti di default. Logistica MK2, già cominciamo a parlare del secondo tipo de belt. L'ascensore per andare piano di sopra o di sotto, questo ragazzi non è fattorio, è un gioco in 3D, quindi può pure andare piano di sopra o di sotto, visto che mo abbiamo l'asse Z a disposizione. Anche il palo per nastro di trasporto, insomma, un palo impilabile per fare più nastri di trasporto uno sopra l'altro, ok? Io direi di fare prima questo, sì, vi faccio vedere di che si tratta. Ok, sono venuto a prendere rame, ragazzi, ecco, guardate là. Lì c'è sta un blocco di roba che sarebbe il caso di andare a cogliere. Vediamo che roba è, eh. Mi sa che è una roba normale, però per sicurezza controllo. Minerale ferro, sì, ok, prendiamolo, però insomma non ci facciamo niente.
Ok, oltre il minerale di ferro, guardate là su quell'albero, c'è sta una lumaca. Allora, prendiamo sempre l'arma, perché di solito vicino alla lumaca c'è sempre il mostro. E vediamo se lo troviamo. Se non lo troviamo, raccolgo la lumaca. Ok, a posto. Molto bene. Allora, la zona più esplori più trovi roba, quindi in realtà ci sarà anche un episodio in cui vi comincio a esplorare un pochetto i dintorni. Anche in questa campagna vi metterò a disposizione il link, insomma, Satisfactory Map dal punto in cui ci servirà, insomma, vi permette di vedere tutte le location degli hard disk e di tante altre cose di cui parleremo più avanti, ok? Il gioco è veramente vasto, non si tratta solo di costruire ma anche di scoprire e esplorare. La mappa è fissa, però è talmente grande, insomma, che in linea teorica sì, puoi cercare tutto su internet, ma diciamo che in base a dove hai startato non ti conviene andare nel punto che ti ricordi, il punto che hai visto, ok? Ti conviene magari girare nella zona che c'è intorno e prendere qualcosa lì. E mentre aspettiamo, diamo un'occhiata. Allora, megafauna qui avevamo già visto, non ho ammazzato niente di strano. Il caterium 25, qui non manca, questo manca. I miceli invece li ho raccolti, quindi a via ricerca. Mo potrei fare anche la biomassa con i miceli, però devo dire che sono abbastanza rari i fungoni, quindi in realtà non metto mai la macchina a fare la biomassa dai miceli. Qui devo fare il tessuto prendendo un altro po' di fungoni, e qui, se non sbaglio, una di queste dopo è il paracadute, ragazzi, che è una delle tecnologie più importanti che dobbiamo fare, quindi in realtà cerchiamo di andarlo a prendere right now, quindi nel caso vado subito a ritornare dentro alla caverna dove ho preso i primi funghi. Mancano gli ultimi 30 calcestruzzi, così vi faccio vedere cos'è sta roba di ticket e poi andiamo a prendere un po' di fungoni. Preciso, e tiè, abbiamo sbloccato adesso il mercato Fixit. Milestone, also your inner direct these cool, such as new next time. E con questo potremmo fare il mercato dei bigliettini, quindi vediamo, trasmutatore awesome e negozio awesome. Allora, il trasmutatore cos'è? Una macchina enorme in cui puoi scaricare al suo interno praticamente tutti i materiali del gioco, ok? Quindi, che ne so, ci puoi buttare le piastre, ci puoi buttare il ferro grezzo, ci puoi buttare quello che te pare. E qualunque materiale che ci metti dentro si trasforma in punti. Ogni tot punti ci puoi comprare un biglietto. Il biglietto lo puoi spendere nel negozio awesome, che è quello che costruiremo. Quindi io mo vado a fare questa roba qui e vi faccio vedere che sto parlando. Bene, ho tutto, però intanto voglio pure dire un'altra cosa. Potete usare la cassa per lasciare tutta la roba e non vi serve. Quindi al momento non ci serve né questo, né le bacche, né i fungoni, perché tanto non ci bastano, né il caterium che ci serve per il futuro. Manco la lumaca, lascio tutto così ho l'inventario libero, ok? Adesso posso costruire quello che vi dicevo, un negozio awesome. È un cosetto minuscolo, è una cosa molto tranquilla. Mettilo dove pare, una volta che lo piazzi, qui dentro puoi usare i biglietti per comprarti della roba, ok? Ecco qui. Allora, come vedete, ci sono svariate categorie. Questi sono i biglietti che potremmo avere. Adesso ne ho zero, ovviamente. Come vedete ci puoi comprare delle cose, degli schemi, ok? Per esempio qui sotto gestione abbiamo il supporto per il nostro trasportatore sul muro, oppure dal soffitto, oppure buco per pavimento. Organizzazione, abbiamo i cartelli, il faro, altri tipi di luci, casse con la skin. Qui, questo non l'ho mai visto. Rifinitura ramata. Ah, queste sono novità, ragazzi. Non l'ho mai viste. E beh, bello. Ok, qui ci stanno diversi tipi di fondazione. Invece di utilizzare quella con, diciamo, queste cose di ferro quadrate, possiamo utilizzare l'asfalto, il cemento. L'ultima campagna l'ho fatta tutta a cemento, ragazzi. Ho fatto la città di Dune con questi casermoni di cemento, no? Queste sono addirittura delle cose grafiche che puoi mettere sopra le fondazioni per fare strade o roba del genere. I muri, tra poco potremo sbloccare i muri e potremo a sua volta le skin per il muro. Queste sono praticamente skin, ragazzi. Altri tipi di fondazioni, tra cui vedo che ci stanno le scale. Queste sono nuove, ragazze. Ragazzi, pure, ma mi sa che il canale è solo 100% uomini. È il Festival della Sarciccia qua dentro. Commentate se siete donne, però mi sa che è il Festival della Sarciccia. Allora, ci stanno le scale, quindi qualche novità ci sta, ragazzi. Queste sono i buchi nel muro per poter far entrare più belt. Portoni, finestre, componenti per il tetto.
Passerelle, scale, non vedo che cos'è. Recinzioni da costruzioni, ok, anche qui ci sono cose nuove. Barriere in metallo, sì, c'è sta barriera alta e barriera bassa, questa potrebbe essere interessante. Ok, c'è un bel po' di roba. E queste invece, i componenti, questi ragazzi, non spendete mai su sta roba qua, a meno che non è proprio una situazione d'emergenza, perché questi sono materiali one shot. Una volta che tu automatizzi la fabbrica, hai buttato i soldi, ok? Ma sono matti, posso pure mettere in modalità scura, ma questa muore 3000. Ok, quindi tutto ciò ci serviva solo per farvi vedere le potenzialità, ok? Tra poco sbloccheremo i componenti per far palazzo, ma noteremo subito che i palazzi che faremo saranno bruttini. Se non metti, saranno tutte scatole praticamente, tutti scatoloni. Se non ti compri qualcosa di estetico non potrai mai raggiungere, diciamo, condizioni decenti per il tuo palazzo, ok? Allora, adesso cosa dovevamo fare? Dovevamo esplorare, intanto per sicurezza prendo un altro obiettivo, così già ho qualcosa da impostato per la prossima volta. Ok, metto assemblaggio dei componenti che ci dà la possibilità di costruire la prima fabbrica che utilizza due input, ma al momento non ci serve. Io direi di andare a prendere il resto dei miceli. Ragazzi, io vi sto facendo un percorso e non è casuale, vi sto cercando di far sbloccare le cose più importanti nel tempo minore possibile, ok? Per ora abbiamo sbloccato veramente tutto ciò che ci serviva per automatizzare. Ma qui dentro troveremo i miceli, quindi io sto qua con un po' di benzina a raccogliere i fungoni. Qua dentro ci stanno i ragni, ragazzi. Se riesco a raccogliere un po' dei miceli, stiamo a posto. Questi sono pure fortissimi per la legna. C'è una caverna sotterranea praticamente vicinissima a Dospauri. Però qua sicuro mi vedono. Mi ricordo che c'erano i ragni qua dentro, sono praticamente certo. Oh! E c'è pure un Summer Slop. Qualcosa là adesso serve a qualcosa. Ecco il ragno. Non so se c'è uno qua dietro che mi fa uno scherzo. Sì, eccolo. Questo si è cascato nel muro, ti hai fatto un affanculo. Ok, ho pure preso il pezzo di morto. Il pezzo di morto, ragazzi, sempre per le ricerche. Ma sto coso che è? Un albero strano? Vediamo. No, questo è un bel componente estetico che rimane là. Il Summer Slop lo devo prendere sicuro, ragazzi, perché mo ci hanno fatto della roba allucinante. Ho visto sui gruppi di Satisfactory che c'è poi fa delle cose rottissime, ma non so quando li sblocchi in realtà. Ok, altri? Ok, non sento sgambettare, ragazzi, quindi dovrebbero essere finiti. Oh, raga, spawni subito un Summer Slop. Raccogli un Summer Slop, vedi, il numero uno. There are many things, okay. Thankfully you don't need to. Va bene, dai, su, questa è tutta robaccia. Insomma, Slop è una materia aliena, ok? Un materiale che trovi su sto pianeta, che devi analizzare e che puoi utilizzare per fare praticamente i moduli produttività dei Factorio, se conoscete il gioco Factorio. Praticamente aumenterà l'output delle vostre fabbriche in futuro, però poi andiamo a vedere come si fa, Intanto io mi faccio un altro po' di fungoni. Ah, come vedete pure i cespugli sotterranei te danno i miceli. Quindi proprio qualunque cosa, ragazzi. Allora, quindi togliamo tutta la vita che è esistente da sta cosa, da sta caverna. Ma posso pure salire al piano di sopra? E che c'è sta qua? Allora, ragazzi, oltre al ragno normale ci vorrebbe sta ragno gigante. Ragno gigante, non c'ho l'armatura, non c'ho niente. Non c'ho manco qualche arma migliore, potrebbe essere me fa piagne. Ah, credo di aver sentito il ruggito del maiale. Non so dove esci qua, penso che 480 miceli bastino in avanza. Dove esci qua? Eccolo, che stava. Mamma mia, c'è un certo senso, ghost. Ok, è morto. C'è pure la baccona. A noce. Credo che... Ma non ho trovato anche un fungo, ma fammi che andare a vedere. No.
No, questi sono sempre miceli. Fungo commestibile per fare cosa dell'asma. Non sta, non c'è sta manco un fungo. Impossibile, non ci credo. Una caverna senza funghi. È andata così. È andata così. È una caverna senza funghi. E vabbè, allora ritorno a casa e vediamo che potremo fare con questi miceli. Eccoci qui al mamma dopo che ho lasciato foglie e bastoni. Allora, andiamo dai miceli. Ragazzi, qui mi manca 100 di biomassa. Ok, andiamo a raccogliere 100 di biomassa da qualche parte che ci dobbiamo fare il coso là. Intanto che si fa la biomassa, andiamo a fare mega fauna aliena, pezzi de morto, a via ricerca. Anche questo pezzo de morto qui ci posso fare la proteina aliena. Allora, che cos'è la proteina aliena? Andiamo a prendere altri pezzi di morto. Allora, con la proteina aliena ci puoi fare delle cose interessanti. Ok? Allora, intanto ci vai avanti che ricerche. Come vedete, un pezzo di morto, una proteina aliena. Un pezzo di morto, una proteina aliena pure di sto tipo qua. Andiamo qua. Megafauna, questo se non sbaglio voleva... Ah, cioè tutte così. Ok, va bene. Allora, da questo punto in poi potremo fare la cosa più non etica possibile, cioè bruciare i pezzi di morto alieno per far diventare biomassa e carburante. Altrimenti, se vuoi semplicemente essere un ricercatore, fai capsula del DNA alieno. Allora, la capsula del DNA alieno, a parte farti procedere in queste ricerche, tra cui l'inalatore dell'asma, che è quello che vi stavo a dire, si può fare in tanti modi, tra cui col mix della roba da mangiare, che sarebbe bacche, noci e fungo, oppure col pezzo di morto, dopo fa. La capsula di DNA alieno vale 1000 punti per il biglietto della lotteria che ti serve per il mercato Fixit, ok? Quindi i primi biglietti valgono tutti 1000, quindi tu ammazzi 10 cinghiali e ti compri 10 biglietti della lotteria e ti sblocchi qualche componente grafico per tutto il resto dell'estetica della base, ragazzi. Andiamo a prendere la biomassa. Ok, preciso, preciso, e ci posso fare il tessuto. Andiamo. Il tessuto è un componente, se non sbaglio, il late game serve a qualcosa, ma al momento serve solo a far paracadute. E infatti ci sblocchiamo il paracadute il prima possibile. Quindi 10 tessuto, 50 cavi, ragazzi. Quindi con questo ci sblocchi la ricerca del paracadute. Non ti dà il paracadute subito, però insomma, famose 10 tessuto. Ci vuole pure la biomassa, sì? Allora un po' di biomassa la devo fare con i miceli. Ma guardate qua, un micelo... So 10 biomassa, quindi si vola. Allora, tessuto, eccolo qui. Ed ecco qui pure il cavo, ragazzi. Andiamo a fare quest'ultima ricerca. Paracadute. A via ricerca, right now. Ragazzi, questo è tutto nell'area iniziale, quindi diciamo, almeno su sta parte è facile. Mo possiamo andare a costruire il paracadute. Ok? Quindi andiamo a paracadute, si fa nell'officina, perché è uno dei componenti che te metti addosso. Che ci vuole? 20 tessuto e 10 cavo, torno subito. Ecco la magia del video editing, ecco qui. Abbiamo subito il paracadute. Attenzione, attenzione, il paracadute va sulle spalle, ovviamente. Allora adesso, mentre stai in un posto alto, mentre le butti di sotto, premi barra spaziatrice e come vedete si apre il paracadute. Questo lo puoi utilizzare anche mentre cammini, ok? Tu fai una corsa, scivoli per terra, con C, zombie. Ma spaziate chi c'è e paracadute. Attenzione, questo ti permette di fare esplorazioni molto migliori. Se ti ritrovi là sopra puoi tranquillamente tornare alla tua base col paracadute. Mentre costruisci non c'è bisogno che ti inventi cose complicate per riscendere. Una volta che ti sei fatto tipo una colonna di fondazioni o di fabbriche, ti butti sotto col paracadute e vai pure molto più veloce. Come vedete andiamo molto più veloci, ragazzi. Andiamo a vedere che si può fare col summer slop. Ragazzi, questo se stiamo a preparare tutto quello che serve, ragazzi. Mo il prossimo step è correre a cannone verso l'energia carbone, ok? Ma intanto volevo vedere col summer slop che ce famo. Mega fama aliena, qui c'è niente, mi sa. No. Tecnologia aliena. La risorsa SMA, Strange Alien Matter. Questo qua era il minerale SAM che troviamo nella versione Early Access. Sfera Mercer, hanno cambiato la forma da Sfera Mercer. Sì, questo è un altro oggetto che girava e faceva roba strana. Ok, oggetto da scansionare, Summer Slope. Ok, va bene. Bene.
Adesso possiamo scansionare il Summer Slop, ma per andare avanti, cattura di energia aliena. Ok, questo non so manco che roba è. Amplificatore di produzione, questo è quello che ci interessa. Possiamo mettere un Summer Slop dentro una fabbrica per, che ne so, da un pezzo di ferro invece ne usciranno due. Ok, raddoppi proprio letteralmente cosa esce. Potenziatore di corrente. E non ne ho idea da sta parte. Ok, allora ragazzi, sta roba, benché la sto già vedendo, è molto avanzata, ok? Perché vedete, là è una serie, quelli, se non sbaglio, sono i conduttori. Qua ci stanno i super computer. Insomma, questa è roba che vediamo mid barra late game. Però insomma, il Summer Slop mo adesso c'è uno scopo. Eppure la sfera Mercer serve a qualcosa. Allora ragazzi, abbiamo visto un bel po' di roba, abbiamo un po' esplorato, abbiamo visto cosa si può fare con lo shop, abbiamo sbloccato un bel po' di roba interessante. Allora adesso io vi ho detto, facciamo l'energia a carbone, ma l'energia a carbone, se non sbaglio, sta o a livello 3 o a livello 4, ok? Quindi per andare al prossimo livello dobbiamo costruire l'ascensore spaziale. Per costruire l'ascensore spaziale io me lo metto qui. Ecco qui cosa ci vuole, ragazzi. Bisogna semplicemente aspettare, perché tutta sta roba l'abbiamo automatizzata, ok? Quindi con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata in cui piazziamo l'ascensore spaziale in un punto decente. Scegliamo un punto qua dove intorno costruiremo un inizio di base, almeno diciamo una casa semi-abitabile. E con questo vi saluto e a presto!